Questa mattina voglio parlarvi di miracoli. Potrei parlarvi del miracolo della nascita, potrei parlarvi del miracolo della vita, ma no, stamattina voglio parlarvi del miracolo che permette a un ragazzo di 1,93 m per 100 kg di peso di farsi una doccia completa con questo. 10 ml di shampoo doccia con una fragranza a metà strada fra un sapone per i piatti e uno sgrassante per pavimenti e che sfidando le leggi della fisica quantistica lascerà i vostri capelli con una consistenza tipo stoppa e la vostra pelle che sembrerà conciata da un tibetano zoppo e tirata tipo lifting a una donna di 97 anni. E soprattutto riuscire a fare una doccia in un box 50x50 senza sradicarlo. È praticamente meraviglioso. Sono veramente Gaio. E quando sei lì, che noti che sta per caderne una goccia per terra e dirai adesso come faccio a arrivare in fondo? E il piede che dice vai, questa mattina non mi lava e tu no! Stamattina anche tu, come il tuo gemello, verrai lavato, al costo di scomodare le leggi di Einstein. Ma tutto questo non abbatte il nostro spirito. Questa mattina faremo la nostra colazione, affronteremo una nuova giornata con coraggio e vigore. Anche se dover dire, mi fa per cortesia un cornetto e un cappuccino, potrebbe essere scomodo, ma noi non ci facciamo abbattere da queste quisquiglie. Buona giornata. Buonasera amiche, benvenute alla nuova puntata del Chirurgo Estetico Fai da Te. Questa sera vi mostreremo come poter gonfiare le vostre labbra senza dover per forza ricorrere al Botox. Questo grazie a un consiglio che ci è stato inviato dalla nostra cara amica della Liguria. Con semplici passaggi potrete anche voi avere dei canotti al posto delle labbra. Siete pronte? Seguite bene. Cominciate a grattare con fare quasi da tic schizofrenico una parte a caso del labbro inferiore in modo da provocare un abbondante sanguinamento che ricada all'interno del vostro cavo orale. A quel punto, montando la vostra foga e sete di sangue, cominciate a succhiare avidamente come se foste il conte Dracula in astinenza da 15 secoli. A questo punto, dopo che il labbro abbiamo raggiunto una situazione del genere, cominciate a fare la stessa cosa dall'altro parte, in questo modo, no? E cominciate a raschiare, raschiare, succhiare, succhiare, raschiare, fino a quando non vi diventerà un labbro di queste dimensioni. A questo punto, iniziate a fare la stessa cosa anche alla parte sopra, in modo che vi vengano le labbra così. È semplicemente meraviglioso. Chiaramente, amiche, dovrete fare questa attività soltanto dopo che il dottore vi avrà confermato il possesso di non meno di 27 litri di sangue all'interno del vostro corpo. Vi consigliamo quindi una trasfusione a portata di mano. Se siete testimone di Geova, questa cosa non si può fare. Vi ringraziamo per averci seguito anche questa sera e alla prossima puntata. Ciao amiche, ciao! Quest'oggi vorrei parlarvi di una caratteristica fondamentale che deve possedere un fonico per fare carriera nel mondo della musica. Voi mi direte, deve avere un udito pazzesco? No, no, no. Deve avere una conoscenza tecnica smisurata? Ma ci mancherebbe. Un senso del ritmo, una capacità di ascolto? No, 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 no. Amici miei, la prima caratteristica basilare per riconoscere un buon fonico e che oggi vi spiegheremo è quella della selezione
dell'insalata. Amici miei, un buon fonico che si rispetti deve riuscire a selezionare con cura le singole foglioline, le più morbide, le più tenere, quelle fresche per il proprio artista, per il proprio musicista, e cibarsi invece delle coste, delle parti più scartate, dure e impestate, per fare in modo che colui che genererà il brano, colui che veramente darà la pennellata e creerà un grande successo, possa avere un'alimentazione sana, a discapito invece di quella del fonico, che può essere scaberce e che quindi lo porterà a una morte prematura in giovane età. Ma non vi preoccupate, amici, perché nella prossima puntata vi insegneremo come tutelare la sanità fisica, ma soprattutto quella mentale, del fonico. Alla prossima, amici, e a presto!